Con Valerio del Museo di Via Tasso per presentare La Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione, al Museo Storico della Liberazione in Roma, 10 e 11 giugno 2023. Ben trovato. Grazie, buonasera a tutti e tutte, ben trovati a voi. Ne parli? Il festival nasce come idea più o meno un anno fa nella volontà di provare a valorizzare e di raccontare tutte quelle attività che il Museo della Liberazione svolge, quindi sia di ricerca storiografica e divulgazione, ma anche di accoglienza e visita del museo stesso. Museo Storico di Via Tasso, oltre a ospitare un'esposizione, in realtà è il luogo stesso, un luogo della memoria, è il luogo dove appunto le SS avevano il quartier generale durante l'occupazione nazista, era il luogo, il carcere in cui gli oppositori, i partigiani o anche semplicemente chi veniva sospettato di essere antifascista o di svolgere delle attività contro l'occupazione nazista veniva appunto incarcerato, torturato, interrogato e nella peggiore delle ipotesi veniva anche appunto eliminato. Ovviamente la storia di Via Tasso si lega a doppio filo a quella che è stata l'azione di Via Rasella e la rappresaglia nazista delle fosse ardeatine, per cui per esempio una serie di sale sono dedicate proprio a questo. E in tutto questo lavoro che il museo fa quotidianamente per raccontare e per tenere viva la memoria, ma non solo, per cercare e ricercare quelle che sono non solo la storia dei grandi eventi o dei grandi personaggi, fossero anche legati alla resistenza, ma di raccontare un tessuto sociale, di raccontare storie anche meno conosciute, di raccontare persone che si sono mosse all'interno della resistenza, sia a Roma che ovviamente nel resto d'Italia, e che hanno contribuito a liberare l'Italia. E al di là di questo, ovviamente, oltre a raccontare e a fare un'operazione di divulgazione, di ricerca storica, lo sforzo che proviamo a fare all'interno del museo è proprio quello invece di ricercare e di costruire strumenti che possano essere utili anche a interpretare il presente e quindi ovviamente di attualizzare tutta una serie di concetti e di dinamiche storiche che appunto all'interno di quel palazzo, ma della città di Roma si sono realizzate e che ovviamente poi nel tempo costruiscono conseguenze, costruiscono relazioni, costruiscono altri eventi. Quindi questo è lo spirito con il quale proviamo a realizzare questa prima edizione della Resistente con un programma di 2 giorni che spazierà da iniziative di approfondimento a reading, a visite per il museo, sono visite speciali, a concerti in mezzo alla strada perché si monterà un palco proprio su Via Tasso all'altezza dell'entrata del museo. Rispetto agli eventi, com'è stata la scelta artistica? Anche lì è stato proprio continuare a ragionare su una storia non solo popolare, ma una storia dal basso, ma anche una storia del tessuto sociale di Roma, di quelle che appunto sono delle dinamiche che si trovano nella società. Perché quello che poi, ad esempio, spesso e volentieri i partigiani dei GAP romani hanno detto è stato che appunto loro hanno potuto svolgere 9 mesi di resistenza attiva, compiendo decine di azioni, grazie al fatto che c'era una città che li ha accolti, protetti, nascosti, e quindi questo ragionamento l'abbiamo provato a riportare anche nelle scelte artistiche. Per cui, ad esempio, quello che ci sarà sabato sera, un reading tratto dalla storia di Elsa Morante, è affidato alle voci di Chiara Giancardi e di Jasmine Trinca. Abbiamo pensato che fosse il testo adatto per essere inserito all'interno di questo festival. E poi i concerti che seguiranno, per esempio sabato sera, sono Scuola Romana, che è appunto in questo caso un trio di cantato orale che fa dei pezzi della ricerca musicale proprio anche a partire dalla memoria storica di Roma. E a seguire ci sarà Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio, che della tradizione culturale popolare, in questo caso italiana, nello specifico del Sud, è un interprete da tantissimi anni. E per ultimo, su questo noi siamo molto contenti, anche perché è stato un lavoro in fieri costruito insieme a Stefania Placidi. La domenica sera ci sarà un concerto in cui si intrecceranno la vecchia scuola di quella ricerca musicale che sta all'interno della tradizione orale, che è per esempio la ricerca che ha condotto Gianni Bosio, per cui all'interno di questo ragionamento, di questo filone, siamo molto molto contenti poi sul palco
avremo la presenza di tre figure storiche che sono Sara Modigliani, Giovanna Marini e Lucilla Galeazzi. E insieme a loro sul palco ci saranno Michele Manca, Flaviana Rossi e proprio Stefania Placidi, che sono stati loro allievi allieve, ma poi negli anni sono diventati a loro volta delle musiciste e dei musicisti che continuano a fare quel lavoro di ricerca, di trasposizione sul palco di musiche e parole, e che appunto saranno tutti insieme e che penso che rappresentino bene il senso del festival. In chiusura diamo tutti i riferimenti web per il programma? Principalmente i social del Museo della Liberazione, quindi sia su Facebook che su Instagram, tanto si verrà indirizzati sempre sulla pagina del museo, quindi lì trovate il programma, ma trovate anche i contatti, nello specifico la mail a cui prenotare sia le visite con gli accompagnatori soliti che portano in giro i visitatori e le classi durante l'anno, ma che verranno poi intersecate con delle performance teatrali, in questo caso della compagnia Bartolini Baronio, che hanno affrontato questa sfida con noi, quindi ci saranno delle incursioni e delle ibridazioni durante queste visite speciali, e si potrà prenotare anche il laboratorio per bambine e bambini che si terrà la domenica mattina. Prima edizione della Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione, a Roma, al Museo Storico della Liberazione, 10 e 11 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento a Valerio del Museo di Via Tasso. A presto! A presto, un saluto a tutte e a tutti voi.